l'ho promesso poco fa che avremmo parlato di musica e musica sia. Cominciamo con un piccolo interrogatorio. Ti chiami? Mi chiamo Michele Fazio. Anni? Anni 25. Da? Montesilvano. Da dove ritorni? Ritorno fresco da ieri sera, da questa bellissima avventura che si chiama Aria Sanremo. E da dove sei partito musicalmente parlando? Sono partito da un bellissimo programma che va appunto su Rete 8, che è appunto il Dreams. Ecco, tutto questo per dire, intanto che non l'avevamo preparato, ma lui è pronto, ma per dire insomma in poche parole un percorso che nonostante la tua giovane età è già però fitto di esperienze. Intanto raccontaci questa esperienza di Sanremo in pochi minuti ovviamente. Allora, innanzitutto io sono un cantautore, quindi scrivo canzoni mie, musica mia, e per questa esperienza di Sanremo abbiamo deciso di andare in duo con Eccoli. Un altro ragazzo che è Marcos Marcelli, compositore laureando al Conservatorio di Pescara, e siamo partiti in treno con queste 8 ore molto lunghe con cambio a Milano e siamo arrivati a Sanremo con la nostra musica in maniera autonoma, indipendente e con la voglia di fare e basta. E non ci aspettavamo questo bellissimo risultato. Questa è stata la premiazione perché noi siamo arrivati in più di 500 ragazzi e ragazze a Sanremo, abbiamo fatto la prima selezione, poi dopo 2 settimane ci è arrivata la mail di essere tra i 46 finalisti, tra l'altro gli unici abruzzesi, quindi è stata una, oltre che felicità, anche grandissima responsabilità rappresentare la nostra regione. E poi ci siamo esibiti davanti alla commissione RAI, che era presieduta da Amadeus, quindi nomi molto importanti, e portando 2 inediti, e siamo passati poi dai 46 ai 20 finalisti, vincitori di Aria Sanremo. Poi purtroppo per un tantino non siamo riusciti ad entrare nei 4 di Sanremo Giovani, però è stato un risultato veramente stupendo, inimmaginabile, una felicità grandiosa. Grandiosa. È già un ottimo risultato e come si dice le sconfitte fortificano, io non lo so se sia vero o meno, in realtà però, detto fra noi, però insomma ti auguriamo sicuramente il meglio. L'ultima battuta brevissima, come è stato commentato il vostro risultato da Federica Peluffo e da Piero Mazzocchetti? Beh, sicuramente una grande felicità anche per loro, perché partire anche dalla vittoria del programma che è stato ideato da loro proprio per l'amore verso anche la nostra regione, verso l'Abruzzo, e quindi portare tutta la felicità del fresco premio con un'edizione già anche la seconda avviata, e chiedere anche consigli a loro, perché ho fatto moltissime chiamate perché li ho nel cuore e perché sono state persone meravigliose e saranno persone meravigliose presenti nel mio percorso, quindi li ho portati con me oltre l'Abruzzo e oltre insomma l'amore che loro hanno messo in questo programma e che stanno continuando a mettere anche nella seconda edizione che sta andando avanti. Quindi noi siamo felicissimi del percorso che abbiamo fatto e del risultato ottenuto. Obiettivo di Michele Fazio: vivere di musica? Vivere di musica, vivere con anche il percorso universitario che sto facendo, che sto finendo, mi mancano 4 esami all'Università di Pescara, e continuare a essere sempre me stesso e non avere rimpianti, e dare tutto me stesso, continuare, perché io sono a una filosofia di vita. Ho perso 2 nonni nel giro di un mese, soprattutto uno che dopo che ti ha cresciuto tutto il tempo non ti ha riconosciuto più per una malattia che conosciamo tutti, che è l'Alzheimer. E quindi dopo di quell'evento soprattutto ho capito che bisogna godersi minuto per minuto la vita, e quindi bisogna, la mia filosofia è dare tutto me stesso senza avere rimpianti e raggiungendo i miei obiettivi al massimo e nonostante gli ostacoli e le difficoltà. Il ragazzo sa quello che vuole e se lo va a prendere sicuramente.